Ehi la ciurma, io sono Mazza Tessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures. Allora, come prima cosa andrei a rinominare due pianeti che mi sono stati richiesti. Allora, uno mi è stato richiesto da Zekrum 2116, mi pare di ricordare che sia così il suo nome. Boh, io andrei a rinominargli Kamit, che per ora è il nostro pianeta più redditizio, ma perché lui non mi ha espresso un desiderio su quale voleva avere, e quindi per ora ti rinomino questo. Poi se per caso ti interesserà averne un altro, rename planet Zekrum 2116. Ah no, perché no, scusate, non posso avere due. Deve essere collegato oppure deve essere tra le virgolette. Mettiamolo tra le virgolette a sto punto. E ok, quindi adesso lui dovrebbe chiamarsi Zekrum 2116. Sì, esatto, siamo su Zekrum 2116. Potuto chiuderlo là. E Eidelianto lo chiamerò in onore di Armageddon, appunto Armageddon. Rename planet Armageddon. Ok, adesso si chiama Armageddon. Ottimo. Altra cosa, qua ne abbiamo due, Zekrum e Armageddon. Qua ne abbiamo uno, poi ne avevamo un altro preso da qualche altra parte, Nespa. No, avevamo ancora solo tre sistemi. Sì. Quattro. C'è uno rosso là, sì. Solacce. In base anche a quanto è successo in questi ultimi giorni. Non ho fatto un video dopo quello che è accaduto. Però vorrei chiamarlo Bataclan. Questo per rispetto e commemorazione di tutte le persone che sono morte per questi vili attentati terroristici che sono stati compiuti l'altro giorno a Parigi, e io per questo, per dimostrare appunto quanto sono vicino ai nostri amici, ai nostri fratelli parigini e anche italiani che sono morti, farei un minuto di silenzio. Se per caso non volete farlo, skippate al minuto successivo, più o meno un minuto dopo, e bien. Perfetto. Questo non era per fare scalpore o altre cose, ma è perché, secondo me, non bisogna mai smettere di pensare neanche quando si gioca. Perché è un fatto molto grave ed è un fatto, secondo me, di estrema ignoranza e estrema tribalità. E non condivido per niente quello che è successo e i metodi. Perché uno può essere, può non essere d'accordo con quello che accade, ma non è di sicuro il modo per reagire. Allora, detto questo, vediamo, possiamo vendere... della spezia blu, non è male. Avevo trovato una bellissima guida a Spore, solo che, bella storia, sembra che i forum di Spore siano
down, nel senso che sono chiusi da mo', cioè c'è l'errore pagina non trovata da parecchio tempo ormai e niente, non... Boh, non ho idea di che cosa sia successo, probabilmente non rendono più e quindi buonanotte secchio. Una cosa però che ho scoperto è la cifra da offrire per l'acquisto dei vari pianeti. Allora, abbiamo una nuova medaglia addirittura. Rinomato! Oddio! Allora, le varie cifre sono in base al tipo di pianeti che sono. Questi sono dei pianeti T1. Quindi, ah no, c'è un T3. C'è un T3 dell'Hypox. Quindi dovremmo offrire 10 milioni per l'acquisto del sistema. E questo tra l'altro è anche molto redditizio perché ci sono due T1 e un T3 di spezie gialle. Non sono niente male. Questo qua dei verdi invece ha una spezia rosa, ottimo. Qua quanto sono? T2? C'è solo questo T2, no? Se non ho sbagliato col calcolare. C'è solo T2, quindi dovrebbero bastare. Dovrebbero bastare 3 milioni, che è la cifra appena inferiore. Adesso controlliamo. Allora, vediamo un attimo. Diplomazia. Dovrei acquistare questo sistema. No, 5 milioni sarebbe. Per un T2, questo è un T1. Questo... No, questo è un T0, T1. Boh. Comunque no, per essere sicuri sarebbe da andare sui 5 mil sui 5 milioni allora a sto punto. 5 milioni che noi non abbiamo, quindi niente. Quello che dobbiamo fare però è colonizzare altri pianeti. Noi al momento non abbiamo... in Credit Kit Colonie, se non ricordo male, esatto, non abbiamo neanche degli strumenti di... come si chiamano? Strumenti di modellazione planetaria? No, questi sono degli strumenti atmosferici planetari. Allora, in Credit Kit Colonie loro naturalmente non ne hanno. Hanno una riserva di energia grande, ma come avevamo detto lo scorso video, non è che ci interessi particolarmente. La verde però a 33.000 mi sembra un prezzo abbastanza onesto. La rossa è abbastanza alta, 5.000, ma non altissimo, quindi per ora niente. Sta calmo! Cosa ci manca qua? Ma adesso bisogna vedere in base a dove vogliamo andare a colonizzare. Abbiamo qua quello che appunto aumenta e aumenta. Ma ci mancano ancora gli altri che ho scoperto andranno sbloccati poi con la prossima medaglia di terraformazione. Quindi niente, però no, ho sbagliato, devo fare arrivederci e invece ho fatto ESC. Yamuninde, andiamo a vedere, i viola si stanno espandendo in un modo pazzo, proprio pazzo, pazzo, sconsiderato. Ci credo, l'impero minor, ci credo che gli Hypox poi li attacchino perché in nome del Gran Consiglio ti porgiamo i nostri saluti. Salve, impero minor. Abbiamo sbloccato la chiave del tunnel spaziale che ci permette di passare attraverso un buco nero illesi. I buchi neri sono un po' dei warp spaziali, che sono molto comodi, ma danneggiano molto l'astronave se per caso... Questa è un'ottima cosa, un motore interstellare. Hanno degli Incredible Kit Colony a 112, che non è particolarmente economico, ma è di sicuro più economico che il nostro pianeta. Hypox e l'altro non credo che ne avranno, però sempre negli essere sicuri. Il motore interstellare lo acquisto e sarei anche tentato dalla chiave del tunnel spaziale, ma... Ora come ora, no. Nel senso che la spezia rosa è solo a 8.000, ce la comprate? No. Allora, andiamo un attimo là a vedere se per caso c'è qualche buona offerta. Sta calmo, oh. Stanno scendendo verso l'aggressione. No, infatti non mi fanno più fare commercio. Sono delle teste... Ecco. Quel tipo di teste sono proprio. Teste da cavolo proprio, da cavolo verza. Perché sono dei guerrafondai assurdi. Come mi ricordo vagamente di te? Ma siamo alleati. Commercio allora. No, non vuoi neanche la rossa. Hai qualcosa di intrigante? Aumenta la salute dell'astronave, è molto utile e infatti andrò ad acquistarlo. Un distruttore automatico in impulso, credo che potrei anche comprarli. Mini bomba. Non è usa e getto questo, no? Sembra di no.
tempo. Riserva energia non mi serve particolarmente. Io in realtà ero andato a cercare altra roba, però vabbè, già che siamo, compriamo sta roba qua. Tanto abbiamo un po' di soldi, quindi conviene investire, fin tanto che abbiamo da investire. Più che altro credo che consumeranno tanta energia quella roba là. Cosa vogliono, Obergrove? Vorranno di sicuro dei soldi. Ma stai zitto. È apparsa una stella? Cos'è quella roba là? Gli Hypox li attaccano, ma non me ne frega niente. Dovete cavarvela da voi. Capito? Se voi vi fate le guerre assassine, non me ne frega un Kaiser a me. Allora, dovrei andare da loro. E per pacificarli e perché comprare. Perché qua abbiamo bisogno di un po' di roba economica. Allora, perché qua che cosa abbiamo? Tutta roba che costa un botto. Questo 3 milioni, infatti. In Credit Kit Colonia costano un botto, quindi dovrò andare da lui. Perché mi chiedono di colonizzare altri due sistemi. Allora, io andrei da loro. No, ma non voglio andare qua ad attaccare gli Hypox. Vorrei andare qua e dire: avete qualche missione da fare? Perché dovrei ingraziarvi un attimo questi. Compriamo la colonia. No, copriamola dopo. Sì. Ora come ora chiediamogli se hanno delle missioni da fare per tranquillizzarli un po'. Mi dicono di andare a picchiare della gente, però Oros 9. Qua. C'è della gente cattiva che non gli piace. Tristano. Ma è l'impero me! Ma sei gay? No! Io non lo faccio sta cosa qua. No, 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 no. No, 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 io non vado a picchiare l'impero me, scusa un attimo. Ma che discorsi sono? Ma perché dovrei andare a picchiare l'impero me? Missioni. La mia coscienza non può tollerarlo. Ok. No, mi spiace, ma non posso tollerare un comportamento del genere da parte vostra. Perché dovrei andare a picchiare l'impero a me? Ok. Commercio, avete qualcosa da vendermi a poco? No, niente di che. Volete comprare qualcosa? No, niente. Pezzenti. Allora. Vorrei più che altro. Questi adesso sono cattivi con me. No, non ancora, però tra poco saranno cattivi. Vorrei capire cosa colonizzare. Chi sono questi? Ah, sono dei. Ma porca di una miseria, sono ovunque. Sta perdendo interesse nell'alleanza. Scusa dirti. Allora, qua c'è un verde, un rosa. Allora, il rosa è un T0 e tra l'altro ha un'orbita blu, quindi non è molto colonizzabile. Vorrei capire solo un attimo che cosa abbiamo bisogno di utilizzare qua per trasformare. Avremo bisogno di due caldi e due dense. Un caldo ce lo dovrei avere. Un generatore di siccità. Me ne manca uno almeno. Piante ce l'ho già. UFO ostili stanno. Aspettate un attimo. Ah no, non posso vedere la roba qua. Erbivoro, onnivoro, pianta grande, erbivoro. Pianta media, pianta piccola. Ok, ho tutto. No, non voglio vedere quello. Il pianeta Tibio. Che, qual è il pianeta Tibio, scusa? Ho mai avuto un pianeta Tibio? Sì, laggiù? Ma da qua? Non me lo ricordavo, scusate. Ah, perché spezia gialla. Già. Beh, ottimo, almeno mi ricordo che ho un pianeta qua. Allora, andiamo a picchiare sta gente.
Dove sono? Sono questi qua, vero? Dove? Li ho visti, erano qua vicino. Dove? Ah, no, il boh, perfetto. Allora, dammi questa roba qua. Dammi la tua spezia, questa è l'altra roba che è uguale al nostro pianeta, quindi, boh, vediamo niente. Ho bisogno di due caldo, no, un caldo e due atmosfera densa. Allora, vediamo se... Ma solitamente sono loro quelli che ne hanno di più di sta roba. Allora, commercio. Caldo, ok. E atmosfera densa, te li prendo entrambi. Incredikit colonia l'ho comprata, non mi ricordo, ce l'ho la colonia? No. Devo andare a comprarla dai nostri cari... Vabbè, tanto sono qua. Andiamo in qualche punto magari più vicino alla nostra colonia, tipo qua. Allora, vediamo. Questo cos'è? Tostini, ma che case... commercio, vogliamo la vostra colonia. Ottimo. Arrivederci. Abbiamo così finito l'energia. Andiamo a ricaricarci un attimo. Prima di finire a secco. Imperamozzo, è un piacere vedervi che mi ricate l'astronave gratis. Allora, avevamo detto qui sotto che c'è. Dove è andato adesso? Questa era, sì. Ma aspetta, ci sono delle specie senzienti qua in giro? No, non mi sembra. No. No. Allora, andiamo là sul T0 e prendiamo possesso di questo sistema. Allora, generatore atmosferico. Pioggia di meteoriti. Ma non avevo un pioggia di meteoriti. Oddio, ne ho solo uno. Devo andare a comprare un altro subito, subito di corsa. Qua. Dammi una pioggia di meteoriti subito. Commercio. Pioggia di meteoriti, acquisto. Sì! Anche questa, te la vendo tutta! Ottimo, questo era, sì. Ok, andiamo là. Un'altra pioggia di meteoriti. E adesso dovrebbe diventare abbastanza caldo da essere un T1. Dum de dum dum de dum. Dai. Dai, entra in T1, muoviti. No, non ditemi che non ce la fa. Non ce la fa, ho bisogno di un altro... Porca miseria, non ne ho. Loro li hanno finiti in negozio. Devo andare a comprarlo da me. Pagandolo un fracco, ma altrimenti mi torna tutto... Allora, andiamo a comprarlo dal pianeta del nostro caro amico.
Pioggia di meteoriti costa un pacco. E generatore atmosferico costa un pacco, ma... No, non te lo vendo a 4.000, mi spiace. Andiamo a pagare un pacco per sto pianeta là, che è ancora T0. Allora, pioggia di meteoriti e generatore atmosferico. Adesso dovremmo poter mettere le piante. Terraformatore 2, ottimo. Alza terreno, accumulatore di nuvole, aspira nuvole, abbassa terreno, spina terreno. Bien. Pianta media. Pianta grande. È grande questa. Boh. Erbivoro. Onnivoro. Erbivoro. Ottimo. Ok. No, sto per andarmene via, ma ho bisogno di piazzare la colonia. Dai, qua giù. Sì, mi gusta. Ok, così adesso stabile. Ho usato un fracco di risorse per rendere colonizzabile questo pianeta, ma vabbè. Come al solito andiamo a cliccare a caso per sta roba odiosa. E allora andiamo a piazzare. Fabbrica. No, qua. E qua. No. Intrattenimento, ottimo. Un paio di tor una torretta. Vabbè. 36 all'ora, mi sembra una buona cosa per ora. Ottimo direi. Allora, adesso andrei a vedere se hanno dell'altra spezia da darmi. Sì, la 10, qua solo una. Temo di non avere più spazi, però magari potrei commerciare con loro, vedere se vogliono qualcosa. Ah, vediamo se qua vogliono qualcosa. Commercio, desiderate qualcosa? No, un case di niente. Là hanno una gialla, quindi magari potrebbero aver bisogno di altre, non so. Volete qualche cosa? Volete qualche cosa? Sì. No, la blu 4.000 no. Dobbiamo fare un po' di giri qua per vedere chi vuole cosa. Salve, tempo che vola. 11.000, oddio, no, ho visto di più, quindi meglio di no. Allora, colonizza ancora un sistema, ma ora come ora bisogna fare un po' di soldi prima, più che altro, eh. E chiudere anche il video, magari. Boh, allora, io cercherò di cominciare un attimo off camera. Io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al mio canale se per caso non l'aveste già fatto. Vi auguro buona giornata. Ciao a tutti!